Telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di Telediogene. I tre aeroporti calabresi di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone sono stati inseriti nel piano nazionale degli aeroporti. La notizia arriva direttamente dal Consiglio dei Ministri che ha adottato lo scorso 30 settembre il piano proposto dal Ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi. Lo afferma la Presidente facente funzioni della Regione Calabria, Antonella Stasi, appunto circa l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del piano nazionale aeroporti che conferma la presenza dei tre scali calabresi. Anche Confindustria Crotone ha accolto con grande soddisfazione la notizia della presenza dell'aeroporto di Crotone nel piano nazionale dei trasporti. Ma intanto ieri il volo Pisa-Crotone non è atterrato all'aeroporto Pitagorico, bensì alla Lamezia Terme, dopo tra l'altro essere partito con un'ora di ritardo. Speriamo che quello che si è verificato ieri, gli inconvenienti che si sono verificati ieri nel volo di collegamento tra Pisa e Crotone fatta dalla società Ryanair non si ripetano nel tempo, perché altrimenti anche qui ci sarebbe da riflettere anche su quelle che sono le intenzioni di Ryanair di collegare Crotone con il resto dell'Italia e con il resto del mondo. Allora, secondo quello che ci ha riferito l'ingegnere Mario Nigro di Savelli, che è un nostro amico e un nostro fedelissimo telespettatore, le cose non sono andate bene. Allora, per intanto il volo che era previsto per le 18:20 doveva partire da Pisa alle 18:20, è partito con un'ora di ritardo, alle 19:15, 55 minuti di ritardo. Dovevano arrivare alle 7:20 a Crotone, sono arrivati a Lamezia alle 20:30. Perché a Lamezia e non a Crotone? Che cosa ci ha detto Nigro? Mentre erano lì per volare, è andato lo steward a nome del comandante e ha riferito che a Crotone c'erano problemi e che l'atterraggio sarebbe avvenuto a Lamezia Terme, all'aeroporto di Lamezia Terme. Nigro ha indagato, sempre secondo quello che ci ha riferito lo stesso ingegnere, ha indagato e gli è stato riferito che a Crotone non poteva avvenire l'atterraggio perché non funzionava l'illuminazione della pista. Ma non, cioè, i disagi saranno alleviati perché al momento dell'atterraggio a Lamezia ci sarà un pullman che vi preleva e vi porta a Crotone. Secondo quello che ci ha detto Nigro, le cose non sono andate così, perché dopo aver atteso per un tempo congruo il pullman non è arrivato, lui ha dovuto prendere un taxi e raggiungere Crotone con un taxi, a spese sue ovviamente. Il pullman è arrivato con ritardo perché ha prelevato i viaggiatori che erano in attesa a Crotone, un centinaio che dovevano andare a Pisa, e li ha trasportati a Lamezia. E solo quando il pullman da Crotone è arrivato a Lamezia, quelli di Lamezia, quelli che erano rimasti, quelli che non hanno potuto con mezzi economici propri o con mezzi propri raggiungere Crotone, sono stati trasportati a Crotone. Sta di fatto che lui è arrivato a casa intorno a mezzanotte. È una cosa scandalosa, come ha detto lo stesso Nigro, perché quando lui è arrivato a Crotone, ecco lì dove sta lo scandalo, quando lui è arrivato a Crotone e si è fermato all'aeroporto Sant'Anna, è andato a delle conoscenze, lui è un tecnico, è andato a chiedere che cosa era saltato all'aeroporto, che non funzionava l'illuminazione. Allora, le persone alle quali si è rivolto sono rimaste interdette, perché le luci erano funzionanti e secondo quello che è stato riferito dagli addetti dell'aeroporto di Crotone allo stesso Nigro, non c'era nessun problema. E allora perché questo atterraggio a Lamezia? E qui l'interrogativo. Speriamo che non diventi un'abitudine, perché si inizia così e poi si finisce per chiudere l'aeroporto di Crotone. Nomine nella sanità calabrese, la polemica non si placa. Oggi ai nostri microfoni l'assessore regionale Alfonso Dattolo. Continua il braccio di ferro tra la giunta regionale e il commissario per il piano di rientro regionale, generale Pezzi, sulla nomina dei commissari delle aziende sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere. La vicepresidente Antonella Stasi è andata in procura a farsi sentire, perché
la Procura di Catanzaro ha aperto un fascicolo sulle nomine fatte dalla Giunta regionale, il generale Pezzi è stato convocato e andrà lunedì. C'è un po' di baraonda che rischia di ripercuotersi negativamente sull'attività sanitaria che viene svolta in Calabria a Crotone. Guardi, io penso che non è che l'obiettivo della Giunta regionale sia quello di instaurare una sorta di duello all'ok corral con il generale Pezzi, ma io penso che debba comunque, ecco, far valere soprattutto le ragioni e i diritti, perché la nostra preoccupazione è che vengano assicurati i livelli essenziali di assistenza ai cittadini. È un diritto della Costituzione e su questi principi si è mossa l'ispirazione, diciamo, della Giunta regionale, e su questi principi anche quella dei commissari, e cioè che per assicurare i livelli essenziali di assistenza debbono essere nominati commissari coloro i quali hanno i requisiti per essere per fare i direttori generali. Il problema è i requisiti, quindi il problema, no, dico, problema della... dico, abbiamo agito in questo senso, nel senso che siccome ci imputano dei ritardi rispetto a questa scelta, noi abbiamo aspettato che ci fosse un elenco degli idonei per evitare che ci fossero nomine così, proprio perché è il principio costituzionale del rispetto dei livelli essenziali di assistenza che impone che a garantire questi ci siano delle persone idonee. Cioè, non è che si tratta di un risparmio economico, eccetera, nel senso che le responsabilità vanno in capo a una figura che deve dimostrare di avere i requisiti per interessarsi di tutti i processi amministrativi, che sa fare il lavoro, di tutti i processi amministrativi e sanitari. Quindi stiamo parlando di una persona che deve dimostrare di avere requisiti e titoli per poterlo fare. Questo no, no, una domanda, è una domanda. Una preoccupazione, glielo voglio dire in maniera molto tranquilla, per una preoccupazione che le persone siano idonee a garantire tutto ciò, per evitare che si assumano responsabilità che non, come dire, che non potrebbero assumere, e che quindi andrebbero a penalizzare la difesa e la tutela della salute dei cittadini. Se dovesse morire qualcuno e poi viene fuori che il commissario nominato non ha i requisiti per fare il direttore generale, questo va in galera. Va in galera lui, sono, e va in galera il generale Pezzi. Sono responsabilità. Volevo farle una domanda. Sì. Tra i commissari nominati, compreso quello di Crotone, Giovanni Cozza, quelli sono negli elenchi di quelli che hanno i requisiti? Voi della Giunta l'avete controllato? Ma, non è un compito che attiene a noi, perché ci sono, noi abbiamo chiesto anche i profili, diciamo, di coloro i quali sono stati nominati per, ripeto, sempre nell'interesse dei cittadini. Perché vede, l'altro aspetto... Ma l'avete controllato? Ci sono? Non io personalmente, lunedì abbiamo giunto, vedremo un attimino, perché questo è il... come dire, sono negli elenchi di quelli che possono essere nominati. Chiaro, ma su questo, diciamo, è necessario anche stabilirlo, e non lo stabilisce la Giunta regionale, perché questo è frutto di un lavoro che ha fatto una commissione dove c'erano esperti regionali, l'Agenas, tutta una serie di istituzioni. Quindi l'elenco degli idonei non è una invenzione della Giunta, e quindi nominiamo in base a un aspetto. Perché, se non ricordo male, non possono essere nominate persone che hanno superato il 65° anno di età. Se non ricordo male. Ripeto, questo spetta a me, io non sono in questa commissione. Noi vediamo gli elenchi e in base a quello poi si può stabilire. Se anche io, per esempio, ci sono anche dei punteggi su questo, che significa che i punteggi vengono attribuiti anche all'esperienza che uno ha registrato, se diciamo, non ricordo male, il ministro Balduzzi nella propria attività, il decreto Balduzzi, il cosiddetto decreto Balduzzi, ha stabilito quali sono i criteri. Quello che voglio dire io è che giustamente la procura ha aperto un'inchiesta, ma noi ci siamo mossi sulla scorta di una relazione e su dei provvedimenti che hanno un parere di regolarità tecnica del Dipartimento Tutela della Salute. Quindi non è che, come si vorrebbe far pensare, però noi abbiamo il sacrosanto diritto dovere, anche come giunta in prorogazio, di garantire i livelli essenziali di assistenza. E questo si possono fare attraverso persone idonee che hanno i requisiti per fare i direttori generali. Questo lo dice la legge in maniera, diciamo, abbastanza netta. Poi, ripeto, le interpretazioni sono varie, tra la legge del 2005, la privatistica dei contratti, ma la Costituzione è sopra, come gerarchia delle fonti, è soprattutto. Quindi noi abbiamo agito per un dettame costituzionale e per rispettarlo. Quindi questo, nessuna sfida, ripeto, nessun braccio di ferro che non sia quello di mettere soprattutto la salute dei cittadini. Questo è quello che ha interessato la Giunta e questa è la ratio nella quale si è mossa. Eventuali altre situazioni che dovessero derivare da scelte diverse,
Chi le fa si assuma la responsabilità, poi è chiaro, noi risponderemo per quello che abbiamo fatto noi e chi ha fatto altri atti risponderà per i propri atti agli organi competenti. Questo è un po', penso che debba essere lo spirito con la quale la Giunta si è mossa per non dimostrare che non abbiamo fatto un'azione così priva di qualsiasi fondamento giuridico. Questo lo volevo tranquillizzare, che non è così. È un periodo questo in cui la crisi economica purtroppo attanaglia veramente una larga fascia della popolazione. Gli unici a passarsela bene sono parlamentari ed ex parlamentari. Sentiamo. Quanto costano i vitalizi degli ex parlamentari allo Stato italiano, quindi a tutti noi contribuenti? Il conto l'ha fatto il Fatto Quotidiano, il giornale Il Fatto Quotidiano. I vitalizi, secondo Il Fatto Quotidiano, costano 236 milioni di euro l'anno. E quali sono, quali sono i vitalizi che costano di più? Allora, leggiamo qualcosa del Fatto Quotidiano. La riforma introdotta a partire da gennaio 2012 ha operato una stretta sui requisiti necessari per ottenere un vitalizio d'oro. Ma nonostante questo, gli ex parlamentari godono ancora di rendite a vita di non poco conto. Si calcola infatti che lo Stato italiano spenda, quindi i cittadini, spendono circa 236 milioni di euro l'anno per i vitalizi di coloro che hanno seduto sulle poltrone di Camera e Senato, e non solo politici di professione, ma anche giornalisti, imprenditori, sindacalisti e persone provenienti dalla società civile, che dopo uno o due mandati in Parlamento tornano a casa con una bella rendita a vita. Quindi il Fatto Quotidiano ha pubblicato l'elenco completo di questi che godono, di questi cittadini che godono. Chi gode i vitalizi, chi gode dei vitalizi più importanti? Ecco, Pietro Ingrao, una delle bandiere del Partito Comunista Italiano, adesso magari i giovani non se ne ricordano più, 6.061 euro. Armando Cossutta, che è il fondatore del Partito della Rifondazione Comunista, 6.939 euro. Arnaldo Forlani, una delle bandiere della Democrazia Cristiana messe sotto inchiesta da Mani Pulite, 6.062 euro. Fausto Bertinotti, leader di quello che fu della Rifondazione Comunista, 4.987 euro. Oliverio Di Liberto, un altro comunista italiano, 4.992 euro. Claudio Martelli, braccio destro di Craxi, socialista, 4.992 euro. Romani Prodi, 3.022 euro. Stefano Rodotà, 4.992 euro. Enzo Bianchi, 5.061 euro. Antonio Di Pietro, 3.992 euro. Luciano Violante, 6.015 euro. Nicola Mancino, 6.939 euro. Sono soltanto, come dice un gruppo tra quelli che prendono queste pensioni d'oro. Tra gli avvocati figurano Gaetano Pecorella, 4.372 euro. Carlo Taormina, 2.150 euro. Tra i sindacalisti Pier Carniti, 2.381 euro, Sergio D'Antoni, 3.958 euro, Giorgio Benvenuto, 4.581 euro, tra i giornalisti Rosana Rossanda, 2.124 euro, Eugenio Scalfari, 2.270 euro, Demetrio Volcic, 2.934 euro, tra i magistrati Giuseppe Ayala, 5.692 euro, tra gli imprenditori Vittorio Cecchigori, 3.408 euro, Luciano Benetton, 2.301 euro, e Santo Versace, 1.589 euro. Sono tutti nomi che hanno ricoperto, che sono stati, hanno conquistato un seggio nel Parlamento italiano. Allora, ci sono anche un gruppo di parlamentari e senatori calabresi. Allora, i calabresi, Aloi Fortunato, 4.971 euro, Aloise Giuseppe, 2.146 euro, Ambrogio Franco, 4.019 euro, Antonio Zidario, 5.817 euro, Bastianini Attilio, 3.024 euro, Biaforo Pasqualino, 3.081, Bova Domenico, 4.019, Brunetti Mario, 4.019, Caminiti Giuseppe, 2.262 euro, Camo Giuseppe, 4.019 euro,
Cananzi Raffaele 2.112 euro, Castelnuovo Mario 2.999 euro, Catanzariti Francesco 2.078, Criano Rosario 2.116, Conte Vimbe Ceso 2.124, Commissor Rita 2.224, Dalla Chiesa Simona 2.299, Fanto Vincenzo 2.141, Filocamo Giovanni 2.116 euro, Fittante Costantino 2.124 euro, Giordano Francesco 4.035 euro, Laganà Mario 2.999 euro, Lavorato Giuseppe 2.116 euro, Lombardo Giuseppe 2.116 euro, Manti Leone 2.116 euro, Meduri Gigi 2.116, Mundo Tonino 4.066 euro, Oliverio Mario è quello che è candidato alla regione, 4.971 euro, Olivo Rosario 4.019, Puglia Carmelo 4.019, Rendo Pietro 4.019, Rodotà Stefano 4.992, Romano Carratelle 2.114, Rositani Guglielmo 5.022, Samà Francesco, questo è di Crotone, 3.044, Sorieri Giuseppe 4.019, Villari Rosario 2.152, Violante Luciano 6.015, perché è stato candidato in Calabria Violante, Zavettieri Saverio 4.019, Marini Cesare 5.005, Misite Aurelio 2.282, Napoli Angela 5.188, Nucara Francesco 5.224, Pittelli Giancarlo 3.917, Tassone Mario 6.032 euro, Traversa Michele 1.575, Versace Santo 1.589. Poi ci sono i senatori, che è un gruppo meno folto: Barile Domenico 2.381, Covello Francesco 3.408, D'Amico Natale 4.581, De Sena Luigi, che è stato candidato in Calabria, 1.853, Fimognari Giuseppe 3.408, Frasca Salvatore 6.227, Luigi Ligotti, crotonese 1.793, Lombardi Satriani Luigi 2.381, Manno Luigi 2.381, Meduri Renato 5.692, Mesoraca Maurizio Crotone 3.408, Monteleone Antonino 3.408, Murmur Antonino 6.339, questo è uno dei più alti in assoluto, Nisticò Giuseppe 2.381, Occhetto Achille che è stato candidato in Calabria 6.583, Petronio Giuseppe 3.408, Smurra Francesco 5.621, Speziale Vincenzo 1.881, Trematerra Gino 3.408, Tripodi Girolamo 5.692, Valentino Giuseppe 5.621, Veltri Massimo 3.408, Veraldi Donato 4.113 e Zitto Sisinio 6.227. Per quanto, insomma, sono stati ridimensionati, sono ancora pensioni che la gente normale, chi ha lavorato 40 anni in una fabbrica o in un ufficio, non riuscì a vedere manco col cannocchiale queste cifre. E a proposito di vitalizi, sentiamo le dichiarazioni dell'ex consigliere regionale Enzo Sculqua ai colleghi del Fatto Quotidiano. Ex consigliere Sculco, dopo la sua condanna a 4 anni di carcere per concussione, lei dovrà restituire 100.000 euro del vitalizio. È vero? Ma... io la cosa non la vivo con... per dirla alla calabrese me ne fotto, anzi alla regina. No, nel senso che non è che adesso per me non ho campato all'attanto alle mammelle della pubblica amministrazione, non l'ho... che sono, ho campato col mio lavoro. Non mi vorrà dire adesso che sono io il capo espiatore dell'Italia. Ma cosa invece, perché a febbraio che è avvenuta la revoca del vitalizio, e quindi che esca ora mi sorprende. E in secondo luogo la cosa è molto controversa, perché si sta verificando solo qui da noi e non ovunque, perché se fosse questa l'interpretazione bisognerebbe, diciamo, agire in senso generale. Io sono stato così poco che non è che il mio è il minimo, no? Non è che mi sono strappato le vesti, ho gridato, ho scandito. Ovviamente
perché non sarebbe corretta. Lei comunque si ritiene un privilegiato. Non ho goduto di privilegi come abbondantemente sono stati in uso nella politica. Io sono stato poi in consiglio regionale 5 anni meno 18 mesi, questo è tutto. Non sono un caso emblematico. Di quanto era il suo vitalizio dopo 5 anni? Dopo 5 anni 2700 euro. Che lei ha percepito negli ultimi 3 anni? Di cosa la si accusava? No, questa poi si potreste dilettare, perché sono stato accusato e condannato perché un dirigente della provincia che aveva il compito di sostituire le poppe in un liceo scolastico ha dichiarato che il vicepresidente Sculco non mi ha mai minacciato, sono io che ho pensato il vicepresidente Sculco, se non avessi dato questo lavoro all'impresa Letta mi avrebbe tolto le politiche comunitarie. Quindi voi siete i primi consiglieri regionali a cui è stato tolto l'ex consigliere Crea e Tursi Prato? Sì, ma sono verifiche in corso in generale, no? Perché non vorrei credere nemmeno tu che in Italia si trovano in questa condizione solo 3. E quanti deputati nei 70 anni di Repubblica si trovano in queste condizioni? Non so se Forlani è deceduto oppure in vita. Si trova per via del processo Enimont, magari nelle stesse identiche condizioni. Se la moglie gode della reversibilità dovuta al vitalizio del parlamentare, deve essere revocato. Infinita diatriba tra la Sorical e la Soacro, a farne le spese sono i cittadini che puntualmente si ritrovano con i rubinetti a secco. A tal proposito la Soacro ha diffuso un comunicato in cui tra l'altro si legge l'alibi di Sorical ha fatto perno sul fatto non vero che Soacro non avrebbe pagato quanto pattuito nella riunione del 13 giugno tenuta presso la sede prefettizia di Crotone. Ebbene, ribadiamo che si tratta di una dichiarazione che non risponde al vero. Soacro respinge le accuse e conferma di aver rispettato pienamente l'impegno richiamato sui pagamenti da effettuare a Sorical. Ma restiamo in argomento, la parola al direttore Elio Diogene. Sarebbero andati lì alla Sorical a fare l'occupazione, a farli scappare dai, a farli vergognare, ma così purtroppo oggi non è, i sindacati sono diventati deboli, debolissimi, non c'è nessuna cosa che li mantenga più a quei livelli, ma comunque andiamo avanti e ragioniamo un attimo. Io vado un attimo indietro nel tempo, quando c'era la Degremon, vi voglio raccontare questo episodio, quando c'era la Degremon, quella che gestiva l'acqua potabile di Crotone, i dipendenti, che erano dei giovani, mi pare dell'ex 285, un giorno in pieno periodo di agosto mandarono un fax al comune di Crotone, al sindaco. Il sindaco allora era l'ispettore Rosario Bevilacqua, e preannunciavano che entro 48 ore avrebbero iniziato uno sciopero. Boh, pensate un po', uno sciopero significava non mandare l'acqua nella città, nei rubinetti della città di Crotone, in pieno agosto. Immaginate che sarebbe successo. L'ispettore Bevilacqua non ci pensò due volte, fece un'ordinanza e una diffida. I giovani la ricevettero e fortunatamente la situazione tornò normale. Ma questi signori, questi messeri, cosa fecero? Facero passare 5-6 giorni, dopodiché mandarono un altro fax al comune di Crotone. Questa volta non dissero che sarebbero presi entro due giorni, dissero che entro una o due ore, adesso non ricordo se un'ora o due ore, avrebbero iniziato lo sciopero.
non c'è del tempo per fare né ordinanza né defida. Allora l'ispettore beve l'acqua, mi chiamò, allora all'epoca io ero responsabile dell'ufficio stampa del Comune di Crotone, e mi chiese, chiama subito il brigadiere Candigliota, Giovanni Candigliota, buon'anima. Candigliota arrivò trafelato dall'ispettore, ditemi, cioè, e gli rispose beve l'acqua, prenda due agenti, si munisca di manette e venga con me. E così l'ispettore beve l'acqua, chiamò il messo, si fece dare la fascia da sindaco, il tracollo, dico, ma ispettore, cosa vuole fare? Voglio andare ad arrestare questa gente. Dico, ma ispettore, guardi che poi rischia di essere incriminato dalla... Non mi interessa, poi vediamo se c'è qualche magistrato disponibile a incriminarmi perché voglio salvare la città. E ci mettemmo in macchina e andammo tutti quanti a questa Degremon sulla località San Giorgio. I dipendenti erano tutti quanti lì, pronti a iniziare lo sciopero. Arrivato il sindaco, si rivolse a queste signore e disse, rivolgendosi al brigadiere Candigliota, disse, brigadiere, se uno di questi signori, il primo che si muove dal proprio posto, gli mette le manette e lo porti lì da noi. E momenti di panico, poi alla fine, davanti al decisionismo del sindaco, nessuno si mosse. E così la città di Crotone si è salvata, si salvò dal non essere messa in crisi per la mancanza dell'acqua. Questo episodio ve lo voglio raccontare per dirvi che cosa? Che quando c'è voglia e volontà di difendere la città, le cose si possono aggiustare. Io non è che voglio dire che Peppino Pallone non sia all'altezza, assolutamente, anzi ha dimostrato negli ultimi tempi che quando vuole lo può fare. Però, caro sindaco, la città non può essere messa in ginocchio. Tra l'altro non possiamo limitarci soltanto a fare la diffida, adesso abbiamo l'acqua e tutto va bene, madame la marchesa. No, caro sindaco, bisogna fare una bella denuncia alla Procura della Repubblica per denunciare questi signori della Soacro o della Sorical, perché non è possibile che si tolga l'acqua alla città. Qui siamo, ritengo, davanti a dei veri e propri reati che possono essere perseguiti e perseguibili. Sarà poi la Procura a trovare gli estremi per decidere, perché se non si va avanti in questo modo, noi ci troveremo da qui a poco, a voglia che la Soacro mandi comunicati e lo dice che ha pagato, ma ci troveremo da qui a poco di nuovo davanti a situazioni simili. Ma vi rendete conto? Una città in ginocchio per le incapacità oppure per l'arroganza di un dipendente. Ma insomma, signor sindaco, non è possibile. Allora io mi auguro e spero che questa situazione possa finalmente cambiare. E la si cambia facendo denunce, denunce e denunce. Poi tra l'altro io una cosa la voglio dire. Una volta c'erano anche le associazioni ambientaliste, le cose che facevano un casino, adesso sono tutti in tacito, in silenzio, nessuno dice nulla, nessuno parla, tutto va bene, tanto due giorni di acqua, siamo in queste condizioni, tanto chi ce ne frega. Questa è la verità, questa città ormai viene umiliata giornalmente e nessuno ha più il coraggio di alzare la testa e di cominciare a reagire. Signor, datevi una regolata. Sono 453 i seggi che saranno allestiti in Calabria per lo svolgimento delle primarie del centro-sinistra che si terranno domani, domenica 5 ottobre, per la scelta del candidato alla presidenza della Regione Calabria. Domani si vota per la scelta del candidato alla Regione del centrosinistra. Le primarie, le persone che vogliono votare possono recarsi nella provincia di Crotone, dove sono stati allestiti 35 seggi, dalle ore 8 alle 21. Nella città di Crotone ci sono 7 seggi, 6 nel solo Palamilone e 1 a Papanice, nella sede del comune.
nella delegazione municipale. In tutti gli altri comuni della provincia si voterà appunto, da quello che è stato possibile apprendere, nelle sedi comunali. Le persone che intendono votare dovranno recarsi nei seggi, pagare 2 euro e poi potranno porre la croce su uno dei 3 nomi che sono candidati a queste primarie. Quindi si chiude questa campagna elettorale che tante fibrillazioni ha portato all'interno del Partito Democratico, ma anche all'interno degli enti che sono governati dal Partito Democratico, dove il Partito Democratico è opposizione. Da dopodomani la situazione dovrebbe cambiare. Per esempio, ecco, una delle situazioni più eclatanti si è riscontrata al comune di Crotone, dove si è rischiato di creare una vera e propria crisi all'amministrazione comunale. Ecco, vedremo come andranno, dopodomani vedremo il risultato sia complessivo calabrese sia per quanto riguarda la provincia di Crotone. Tre sono i candidati, ve lo ricordiamo, Gianluca Callipo, il sindaco di Pizzo, Mario Oliverio, ex presidente della provincia di Crotone, e Gianni Speranza, sindaco di Lamezia Terme. Incidente mortale ieri sera intorno alle 19.15 sulla strada statale 107 Silana, tra il bivio di Caccuri e quello di Cerenzia, in cui ha perso la vita un uomo di 37 anni, FFD. All'arrivo dei vigili del fuoco di Crotone, intervenuti immediatamente, la situazione si è presentata subito critica. Una delle due auto si trovava addirittura in equilibrio precario sul guardrail. Soccorso il primo conducente, è stato subito trasferito nell'ospedale di Crotone dai sanitari del 118, che arrivati sul luogo non hanno però potuto far altro che constatare il decesso del 37enne che guidava l'altra vettura coinvolta nell'incidente, le cui dinamiche sono ancora al vaglio. La squadra dei vigili con cesoie e divaricatore ha dovuto tagliare nettamente le lamiere dello sportello lato guida per poter estrarre il corpo ormai senza vita della vittima. L'auto poggiava sul guardrail, mentre la parte posteriore dava praticamente sul vuoto. Durante le operazioni di soccorso, la statale 107 è rimasta chiusa in entrambe le direzioni e sul posto anche carabinieri, polizia stradale e ANAS. Il Tribunale di Bologna ha condannato con rito abbreviato Paolo Pelaggi, crotonese, vicino alla Cosca Arena e Fiore Gentile di Isola Caporizzuto, a 2 anni e 8 mesi per il reato di tentata estorsione in concorso. Pelaggio è uno dei condannati in secondo grado a Modena per riciclaggio dopo una frode fiscale da decine di milioni di euro realizzata con la sua società cartiera Point One di Maranello e di danneggiamenti per aver fatto esplodere una bomba davanti alla sede dell'Agenzia delle Entrate a Sassuolo nel 2006, a breve la sentenza della Cassazione. Il GUP ha accolto la tesi della DDA di Bologna, secondo cui i due avrebbero in concorso tentato di obbligare Luigi Diana di Casal di Principe, Caserta, incaricato della costruzione di un'abitazione di Pelaggio a Maranello nel Modenese, a sottoscrivere una polizza assicurativa contro gli incendi, accordo che poi non è stato mai firmato. Così, dopo che nel maggio 2007 un incendio doloso ha bruciato il tetto della costruzione, Pelaggi, resosi conto che Diana non aveva stipulato il contratto assicurativo, ha iniziato a minacciarlo di morte telefonicamente. Poi nello stesso anno è stato organizzato un incontro a Cologno Monzese, al quale oltre a Diana e a Pelaggi hanno partecipato esponenti della criminalità organizzata campana e calabrese, convocati per dirimere il contrasto. L'accordo finale prevedeva che Diana non avrebbe più avanzato richieste di denaro per i lavori effettuati per l'abitazione e Pelaggi non avrebbe chiesto i soldi per la ristrutturazione del tetto. Nello stesso processo, davanti al GUP, è stata condannata in abbreviato anche Deborah Cuomo, moglie di Paolo Pelaggi, a 5 anni per riciclaggio. Le imputazioni sono le stesse del processo madre, in cui anche il marito è stato condannato in appello. Inoltre, il GUP ha rinviato a giudizio per riciclaggio in concorso 4 fratelli di Pelaggi. Ieri e oggi a Crotone l'edizione 2014 delle giornate mediche pitagoriche. Grazie per la presentazione e grazie ai organizzatori. Starò sicuramente nei tempi. Giornate mediche 2014 organizzate dall'Ordine dei Medici della provincia di Crotone. È un appuntamento ormai annuale, tutti gli anni si fa questo.
oggi si celebra questa giornata medica e pitagorica 2014. Sì, diciamo che ho avuto già modo di essere intervistato su questa emittente nella edizione precedente e voglio ribadire quello che si svolge oggi nell'esempio pratico, che il progetto dell'Ordine dei Medici attraverso l'istituzione di questa Accademia Medica Pitagorica vuole proprio significare l'esigenza di riscoprire, o quantomeno non ci sarebbe bisogno di doverli riscoprire, perché nel mondo c'è molto interesse, in Italia nel mondo c'è molto interesse intorno agli insegnamenti e a quello che è stata la scuola medica pitagorica, laddove invece questo è stato trascurato, guarda caso, è proprio nella terra, nella nostra terra, succede. Ma forse perché lo davamo per scontato. Allora, non che noi abbiamo la presunzione di niente più di quanto non stiamo facendo, però siccome ci sono esperti, sia medici, come per esempio il dottore Monizzi, che è uno che si è sempre interessato di questi temi, ha fatto una serie di eventi medico-scientifici su questo tema, ma anche di addetti ai lavori, abbiamo cercato di dare di offrire un alveo naturale, in quanto scuola medica pitagorica è giusto che fosse l'ordine a prendere l'iniziativa, per dare risposte e coniugare tutte queste esigenze intorno a un tema che ci appartiene storicamente come patrimonio culturale di questa terra ed è nel nostro DNA. Quindi nasce l'Accademia Pitagorica della Medica Medicina. Medica Pitagorica di Medicina. Adesso, Accademia è una parola grossa, ma la nostra ambizione è quella. L'ambizione c'è. C'è, e noi ne dobbiamo avere le ambizioni. E stiamo facendo tanti piccoli, medi passi per arrivare a passi più importanti, che crediamo che questo, iniziative come queste, possano anche essere il volano per attrarre cultura ad ampio spettro, a 360 gradi, perché il pensiero, intanto per quanto riguarda l'aspetto prettamente antropologico e medico di Pitagora, quello di badare e guardare l'uomo in maniera olistica, quindi nella sua complessità, e da qui si arriva ai concetti dell'uomo sistema. Quindi evitare la frammentazione dal punto di vista concettuale clinico come asse portante dell'azione medica, guardare il paziente in maniera troppo frammentaria, perché è bene che ci siano le specialistiche e le subspecialistiche, però bisogna che questo venga poi affrontato con una visione olistica, appunto a 360 gradi, che guardi all'uomo nella sua interezza, nella sua unicità, l'uomo per dire l'uomo, donna, adesso non è nello specifico, no? Ma guardare l'uomo nella sua complessità. È quello che noi stiamo cercando di dare come messaggio e come anche azione pratica, stiamo cercando di dare anche sfogo e concretezza a un altro aspetto di questa cultura che è fondamentale, che è la multiscientificità. Infatti questo convegno ha un format del tutto sperimentale, anche noi siamo curiosi di vedere come questo susciterà interesse, perché se avete fatto caso c'è un panel di relatori di altissimo livello, perché come sempre per queste giornate cerchiamo di fare la nostra parte. Ringraziamo i relatori provenienti da tutta Italia che hanno aderito a queste iniziative, incuriositi anche un po' dal progetto, e questo dal punto di vista scientifico ci consente di avere un tenore abbastanza elevato, ma scrutando un po' il programma si vede che c'è un filo conduttore che animerà tutte le varie sessioni, con le specificità poi di sessione in sessione, dove ci saranno degli esperti in materia che tracceranno questa linea comune di tipo pitagorica, ci sono degli interventi specifici. A proposito della multiscientificità, abbiamo un astrofisico, uno scienziato che proviene anche dalla nostra terra, il professor Frontera, col quale possono nascere anche iniziative. Loro si riuniscono, sono in 200 annualmente in vari posti d'Italia e del mondo, e siccome coincide anche, speriamo, la prossima inaugurazione dell'osservatorio di Savelli, per dirne una, mettendo sempre in sinergia tutte le forze in campo, allora
si può per esempio rappresentare un motivo per attrarre iniziative di altissimo prestigio internazionale come queste. Cioè, voglio dire, con questo voglio significare che noi con l'Accademia Medica Pitagorica abbiamo cercato di creare un alveo comune a quanti avessero interesse e competenza in materia, partendo dall'aspetto medico che c'è proprio, ma per allargarci alle conoscenze umane. Allora io direi che anche dal punto di vista delle istituzioni, certamente impegnati in tante altre cose più concrete e più pratiche, ma poter puntare al recupero, quindi ognuno per la sua parte, lavorare tutti in sinergia per poter recuperare questa appartenenza che non dobbiamo disconoscere e dimenticare. Sia frequente, prevedibile e trattabile, e questo è già un valore aggiunto. Oggi giornata nazionale dell'AIDO, l'Associazione Italiana Donatori Organi, iniziative anche a Crotone. Giornata nazionale dell'AIDO, dei donatori di organo. Stamattina stanno raccogliendo fondi, vendendo delle piante per mandare avanti l'associazione, per rafforzare l'attività di questa associazione che salva molte vite umane. Loredana Calvo è la presidente comunale dell'AIDO. Allora, state qui con un gazebo davanti al comune. Sì, soprattutto per dare informazioni a tutti i cittadini sulle modalità della donazione, per redimere i tanti dubbi che aleggiano intorno a questa problematica. Ricorre tra l'altro quindi la giornata nazionale dell'AIDO, comunque sponsorizzata dal Presidente della Repubblica, e doniamo la pianta dell'Anturium, che è da sempre il simbolo dell'AIDO, con la quale si sovvenziona, è un autofinanziamento per l'associazione a livello nazionale, ma tra l'altro i fondi vengono anche devoluti per la ricerca sui trapianti. Questo è l'aspetto più importante della raccolta dei fondi. Il trapianto è il futuro della medicina, non c'è dubbio. Questo è un aspetto che va sottolineato, e soprattutto bisogna capire che ci sono tanti pazienti che non riescono più con la terapia farmacologica a curare una malattia cronica che si portano avanti da anni. Nel momento in cui la terapia farmacologica non può più assicurargli la vita, non un tenore di vita adeguato, ma non può più assicurargli la vita, è una corsa contro il tempo perché si trovi un donatore che doni l'organo. Abbiamo contatti con tanti trapiantati, veramente non ricordano più la data della loro nascita, del loro compleanno, ma ricordano la data del loro trapianto, perché è lì la loro rinascita. Quindi penso che sia più che altro una responsabilità sociale quella che ognuno di noi deve sentire come cittadino, perché oltre ad avere un grosso risparmio economico da un punto di vista sanitario, si ha veramente un grosso riscontro umano. Il Livorno batte 1-0 il Crotone nell'anticipo della settima giornata del campionato di Serie B che si è disputata ieri sera. Dopo un primo tempo di marca crotonese, la squadra di Mister Drago crea almeno 3 occasioni da gol. Il Livorno si risveglia però nella ripresa, cambiando il volto della partita. La prima avvisaglia con Vantaggiato, che colpisce il palo al 10° su rovesciata, mentre al 17° Bernardini regala i 3 punti al Livorno. È convocata per lunedì 6 ottobre alle 16 presso la sede della Camera del Lavoro CGIL di Crotone la conferenza stampa di Federconsumatori Calabria a sostegno dei cittadini crotonesi vittime inermi del disservizio idrico che sta interessando da mesi la città pitagorica. Lunedì 6 ottobre alle 18.30 presso l'aula studio Don Gallo della Federazione Provinciale del PD di Crotone, la Federazione degli Studenti Giovani Democratici, la CGL, l'ARCI e l'Associazione Il Sol dell'Avvenire terranno una conferenza stampa di presentazione della manifestazione studentesca per il diritto allo studio che si terrà il prossimo 10 ottobre.
molto nuvoloso, visibilità ottima e vento di 16 nodi, il tempo previsto per domani su Crotone e Provincia. Dove il bollettino nautico del Mar Ionio, tempo vento da est, forza 3 in rotazione, da sud-est e in intensificazione, isolati temporali in intensificazione, visibilità discreta, localmente cattiva, in diminuzione, mare poco mosso in rapido aumento, tendenza vento da est e temporali intensi. Bene, io ho terminato, grazie per essere stati con noi, buon fine settimana e arrivederci alle prossime edizioni.